La colonna sonora del Corvo si incontra con due mondi, no? Quindi quello del Dark, della fine degli anni 70, The Cure e le nuove leve di quella che era la scena alternativa degli anni 90. Pensiamo per esempio alla cover di Dead Soul di Joy Division, che viene realizzata dai Nine Inch Nails, proprio per la stessa colonna sonora. Prima di arrivare al successivo album, che è Wild Mood Swings, che esce nel 1996, ci sono due dischi dal vivo che escono tra Wish e Wild Mood Swings, che sono Show e Paris. Escono a ridosso di un mese uno dall'altro, sono però due prodotti molto diversi tra loro. Show in Europa esce come doppio album, mentre viene compattato a uno con dei tagli per il mercato americano. C'era l'altra volta, si ricorderà che avevo già spiegato, avevano due contratti diversi, con la Electron in America e con la Fiction Records in Europa. Paris, mentre Show è un doppio, quindi molto più anche opulento nella scaletta e anche nelle sonorità, gran parte dei brani provengono da Wish, ma c'è anche qualche recupero interessante, tra cui Let's Go to Bed. Interessante perché? Perché per i 10 anni che separano questo disco da quello prima, appunto che era uscito nel 1982, Let's Go to Bed, Robert Smith aveva passato questi 10 anni a dire che quel brano insomma non era un granché e che mai l'avrebbe poi riportato sul palco dal vivo. Qua invece appunto c'è questo ritorno e anche un po' di ripensamento, quello che effettivamente era un brano molto indovinato che abbiamo ascoltato l'altra volta. Paris invece si concentra più sugli aspetti più oscuri, quindi intanto è fatto ovviamente a Parigi, mentre l'altro è uno show americano. In questo caso ci sono molti brani anche da 17 Seconds, in particolare In Your House, che da molto tempo non veniva proposta al pubblico in questa veste. Nel 1996 esce l'album successivo, Wild Mood Swings, con questa copertina, come vedete, già molto gialla, molto solare, con questa, però sempre un po' inquietante, perché c'è questo soldatino di piombo con spaccato a metà. Il disco ottiene un successo inferiore rispetto a Wish. Pensavo che Wish aveva venduto 4 milioni di copie, questo venderà un quarto, un milione, nonostante la diligente promozione da parte della Polygram. Se qualcuno si ricorderà, fecero un passaggio anche al Festival Bar con due singoli, con Mint Car, che andremo ad ascoltare, e anche con The 30th. Anche qui la scelta del primo singolo è abbastanza singolare, perché è un brano mariachi, sembrava un po' come The Love Cats, ma in una chiave un po' messicana, insomma, non convinse né il pubblico né la critica. Come primo singolo poi, spesso cosa succede? Che quando il primo singolo è così, gli altri dicono chissà il resto del disco. E quindi questo addirittura frena anche il lancio dell'album, che in realtà viene trattato discretamente dalla stampa, allora anche dalla stampa italiana, che contiene anche dei brani interessanti. Tra cui Mint Car, che è un po' riprende quelle che è il sole di Friday I'm in Love, con queste chitarre un po' svolazzanti per tutta la canzone. Dopodiché ci sono altri due singoli, uno esce per il mercato europeo ed è Gone, e mentre l'altro esce per il mercato americano ed è Strange Attraction, con questo xilofono, che è un brano molto spilenco. Ci sono altre canzoni interessanti all'interno del disco, Want, che è una delle poche sopravvissute nelle setlist dei concerti successivi, Club America, che va un po' a riprendere Iggy Pop degli anni 70, pensiamo a Last for Life o Fun Time, e poi This is a Lie, che cerca un po' di riprendere addirittura Disintegration, questi archi sintetizzati, queste atmosfere molto malinconiche. E nel 1996 appunto escono questi singoli, ho scelto come video, perché poi era anche quello un po' più, da una parte una canzone molto asciutta, molto radiofonica, che ebbe anche un certo riscontro in Italia, Mint Car, anche per il video sempre molto colorato.